Però l'Italia, ormai avviata verso la rinascita civile ed economica, è colpita da un evento che semina di nuovo morte e distruzione. Il 14 novembre 1951 il Po straripa, investendo la regione del Polesine. In pochi istanti 8 miliardi di metri cubi d'acqua trasformano questa terra fertile in un enorme pantano. Il primo bilancio del disastro è allarmante. 107.000 ettari su 157.000 coltivabili sono allagati, i raccolti distrutti, la bonifica agraria vanificata. Il paese intero si mobilita per la prima grande campagna di solidarietà della sua nuova storia. Da ogni luogo partono soccorsi, volontari, colonne di viveri e di medicinali. I vigili lavorano per giornate interminabili, eppure con mezzi inadeguati all'entità dell'accaduto, portano in salvo migliaia di famiglie, accalcate sugli argini con i pochi oggetti sottratti alle case distrutte.